amici, eccoci di nuovo con una nuova serie. Anno nuovo, vita nuova, speriamo, dai. Bene, sono sulla Aurelia Vecchia e sto dirigendo verso sud Italia, verso sud. Non so ancora dove vado, ho una mezza idea, ma devo avere una conferma fra qualche ora. E lo scopriremo, dai. Palle ragazzi, ci obbligano tutto automatizzato, self-service, e poi non funziona. Ho trovato un distributore a 1,46, che questa cifra era già da un po' che non la trovavo, perché viaggiamo a 1,60 e accettava solo le carte, le banconote, e non le accettavano. Che palle! Ragazzi, fatto il biglietto, andato direttamente in biglietteria, mi hanno fatto la tariffa camper, 54 euro, e si va su un traghetto. Tra poco vedrete dove vado. Ho imbarcato il vecchio e io, e andiamo laggiù, all'isola d'Elba. Ragazzi, che figata! Sono emozionato! Figo! E adesso passerò una ventina di giorni qua all'isola d'Elba. Spero di regalarvi delle emozioni, posti meravigliosi, di conoscere qualcuno. Non penso full timer che ci saranno, però vediamo cosa mi regalerà la strada, come sempre. La costa dell'Italia, fantastico amici, fantastico, sono veramente contento, ero preoccupato per il prezzo del biglietto perché il vecchio è autocarro e sono stati gentilissimi come dicevo prima, fantastico. Troviamo la zona del porto, devo dire che siamo in fuori stagione, il servizio è eccellente. Sono arrivato alle 2:15 a Piombino, 2:40 scusate, alle 3:40 ero già a bordo sulla nave, che in un'ora, poco meno di un'ora, sono arrivato qua a Portoferraio. Efficienti, efficienti, però ripeto, siamo al 29 di novembre, oggi è il 30, e quindi meno caotico che d'estate. Comunque, funziona bene.
Bene, dopo aver girato qua intorno al porto, il Vecchio è lì vicino, praticamente quando scenderete all'isola d'Elba, porto il ferraio, andate via dritti, sulla sinistra c'è un grande parcheggio gratuito e si dorme lì. Adesso andiamo alla scoperta della città. Guardate quante belle barche! Ho notato che c'è anche gente che ci vive dentro, quindi il full timers è anche in barca. Fantastico! È che purtroppo i costi di gestione sono molto più alti di un furgone o di un camper. Come avete visto, la moda dei lucchetti è anche qua, davanti a questo bellissimo panorama. Adesso ho trovato un sentiero, andiamo giù in spiaggia e andiamo a vedere questa spiaggetta.